assolutamente una vita bilanciata la mia, guardate. Grazie mille per essere passato. Comunque no. Dimmelo in faccia. Cos'è che sono io? Lo sapevo. Ho dovuto tagliarci i peli della figa di tua figlia prima di scoparmela. Ragazzi, che messaggio figo. L'ho visto, ho aperto la porta ed è corso verso di me con un'ascia. Sì, signore. If you have hang, you know, and clap your hands. Che cosa carina. If you have hang, you know, and clap your hands. Sono bellissima, grazie. Non ho capito. Qual è il tuo cazzo di problema? La troia, adesso che ce l'ho qua davanti alla faccia! Ma dove corro? Allora. Oh merda! Ma vaffanculo! Perché? Ma perché tu lo sai, sei venuto in questa live perché tu adori il disagio e qua ce n'è tantissimo. Vedo tutto questo potenziale e lo vedo sprecato. Un'intera generazione che pompa benzina. Serve ai tavoli. O schiavi coi colletti bianchi. Siamo i figli di mezzo della storia. Non abbiamo né uno scopo né un posto. Sei il tuo lavoro. Non sei la quantità di soldi che hai in banca. Non sei la macchina che guidi, né il contenuto del tuo portafoglio. Non sei i tuoi vestiti di marca. It's time for revolution! Canticchiante, danzante, merda del mondo. Questo programma è offerto da MaFuel! Volete essere più forti? Dove sali di metodo per il culo? Sollevare quintali con un mignolo? Volete un culo d'acciaio da fare invidia alla Deotta? Ottimo! MaFuel! Carburante capace di farvi affrontare qualsiasi ostacolo! Vi farà diventare armati da guerra ai livelli di Bud Spencer! Compra anche tu MaFuel! Prima di un utilizzo, leggere il foglietto illustrativo. It was me.
Buonasera amici della TFFW. Ciao a tutti ragazzi. Allora fratelli, buonasera a tutti. Sono... c'è poco staff questa sera insieme a me che porta a parlare, però questa sera sono accompagnato gentilmente da Nadine Donzella, che comunque sicuramente conoscerete. Ladies and gentlemen, Nani e Alti, la Nitro! Gentil donzella, penso che non ci abbia mai chiamato nessuno. Gentil donzella, ma va bene, buonasera, disagiati. Tutto bene. Siamo qui ragazzi questa sera, così in vesti di doppia coppia o di singola coppia, che cazzo sto dicendo? Perché abbiamo insieme a noi lo spirito del nostro Pasti, che c'è, perché c'è. C'è, ma non si vede. C'è, ma non si vede. C'è, ma non si vede. No, raga, purtroppo posso parlare poco perché c'ho un dente che mi fa malissimo e quindi non potrò dire tutte le stronzate che dico di solito. Questa è la versione ufficiale, la versione invece ufficiosa è che il tribunale di Bergamo ci ha vietato di mandarlo in onda per più di 30 secondi a blocchi di 30 minuti, quindi ragazzi facciamo come possiamo, passatecela. Comunque buonasera ragazzi. Porta figa, spegni quel microfono! Spegni, stacca, stacca tutto, stacca! C'è Cianni che già mi chiede se sono ubriaca, cioè, ditelo, siete testimoni, ho appena aperto il vino. Appena aperto il vino. Due bicchieri fa, ho aperto il vino. Tanto non te l'ha data. Allora, occhio perché hai superato i 30 secondi e dopo ci mandano in galera. Dopo ci bannano il casino. Comunque ragazzi, no, questa sera abbiamo pensato di partire dal primo minuto della live e vedere cosa succede nell'arco della puntata, vedere quanto tempo ci si mette a ubriacarsi la Nitro. Così da stilare una classifica e avere ognuno il proprio dato per poi poter elaborare e svolgere il problema. Ah, è stato Pasti. Alle 9 e un quarto aveva già vinto. Alle 9 e un quarto, ciucca. Ciucca a me, proprio. Aveva aperto il vino, è già. Prego. Pasti, ma hai detto di non venire più, cioè da no, sotto. Allora, dietro gli facciamo, abbiamo un nettilometro speciale che rileva la sobrietà. Se è sobria non entra, se è sotto lo 0,5 non può entrare. È vero. Brutte persone. Ed è giusto così. E intanto beve per dimenticare. Oh, oddio. Ragazzi, Brainstorm ha qualcosa da dire sicuramente. Revelation. Che succede? Buonasera pubblico del lockdown, sono successe tante cose in questo ultimo mese ed è ora di procedere ad una conclusione. Lunedì prossimo daremo il via al Total Legal Chaos e il nostro personale TLC. Tutte le cinture saranno messe in palio, preparatevi a una vera serata di violenza. Scusate, va bene il vino però... No, è il vino Nitro che fa questo effetto, purtroppo. Ah, okay. Ha fatto questo effetto qui. Comunque cioè, ragazzi, rivelazioni caro, molto interessanti. Caro Nia, sto benino ma continuo ad avere una mascella tipo Hellboy. Prima ha sorriso Pasti, ha sputato 2 litri di sangue, quindi non so quanto possa star bene. Il problema è quello, non posso parlare con la bocca troppo aperta perché sennò c'ho la guancia che preme contro l'ascesso e sputo sangue. Praticamente dovete pensare a un pene quando cercare di parlare così perché le labbra sono quello che sono. Ecco, quelle Pasti. Sorrow Display, grazie per il follow. Buonasera Sorrow, benvenuto in questa parentesi di Twitch marcia logor ormai. dalla tristezza. Ho trascinato un po' di disagio che ho perso per strada. Lodo dice che la voce di Brainstorm se la ricordava un po' più Maximiliana. Lo so, purtroppo, ragazzi, un po' però... più grossa, anch'io. Per quello che dico, ero un po' stordita. No, ragazzi, è questione di copyright. Ok, è stato male. È stato male. Ma Kairem, sarebbe, guarda, sarei felice se tu ci fossi. Ciao, Safi, ben arrivata! Se tu volessi... Ciao, Safi, ben arrivata! Oddio, mi sono sentita per un attimo la Eli. Buonasera. È vero. No, fino a che non dici ti autigatte non sei nessuno. Prova un attimo a ridirlo. Ciao Safi, ciao. È così, vero? È vero.
Lasciate stare la povera Eli, per favore. Ma che io Eli, brava ragazza, bene che non va. No, Eli, ma... ti vogliamo bene. Allora, quando mi imitano a me, mi sembro Rayman. La quarta carta. Sa, quindi... Bene. Comunque, un attimo solo, ragazzi. Is the new Quagmire. Giggity. Mi è piaciuto andarci su pesante, ma no, è che era talmente grosso che mi è uscito l'ascesso, però io l'ho fatto passare da dietro, quindi figurati quanto era grosso. 30 secondi sono passati, no Ferro? Mamma mia, guarda, no, ma quando parla lui il tempo sembra non passare mai, e c'è il poliziotto fuori dalla chiesa che mi guarda e mi fa, allora, con l'orologio in mano, fa, allora? Proviamo ad essere seri, dai. Siamo seri, però seri. Primo match, signori, match d'esordio qua, Giggity. Sì, vabbè, però, sono maledetto se fai così. Arriva, signori, nuovo arrivato. Oh. Seth Ragnarok, ragazzi, fa il suo esordio. Direttamente da Viking OC. Vediamo questo personaggio. Normale. Che cosa avrà da portare in questa lega. Casti, ho la soluzione, parla con il linguaggio dei segni. Lo sta facendo, ma sta facendo l'elicottero. Omar, cioè, non devi fare domande stupide. È ovvio che devi guardare tre uomini in una gamba. Certo, certo. È ovvio. Poi questa puntata, se vuoi, te la recuperi, ma è uguale. Nel senso, tre uomini in una gamba è importante. Ma è Gammon... Ah no, Gammon, scusate. lascia stare. Come non detto, sì, vabbè. Signori, arriva Seth Ragnarok, il personaggio di Blue Universe, in chat. Scatenatevi. Quindi, signori, possiamo dare ufficialmente il benvenuto a Angel Warrior nella TCCW, ragazzi. Esattamente. Cioè, Pasti, c'è Gianni che dice, Pasti, quando ti fa male, alza una mano. Spatto il cazzo sulla tastiera, va bene? È l'elicottero. Va bene? Oh, ecco il risultato. Leggete la chat. Questo silenzio è veramente pieno di rumore. Non so. Comunque... perché becco sempre la F, la T e l'H con la cappella quando sbatto il cazzo. Non lo so, forse perché è un cazzo poeta. Dai. Poeta addirittura. Altro esordio, signori. Ma chi è? Cos'è sta cosa? Se ne viene da Split. Il nano malefico. Il nano malefico. Beh, lui l'abbiamo conosciuto a Split, eh? Si rappresenta in Split. E intanto, signori, con tutta l'organizzazione che non abbiamo, fa la sua gentil presenza come commentatore esterno questa sera il signor Kire! Buonasera! Ciao, buonasera! Kire! Vai qui! Ho visto guarda che lo studio è aperto! Guarda, sei un amore! Vedo le cose in ritardo. Vedi come fa la gente professionale, non che si presenta ubriaca. Ma mi hai detto che non ci potevo più venire da sopra. Ma infatti io parlavo di Nia. Parlavo di Kire. Ma cosa c'entra Nia? Povero Nia, lasciamolo fuori. Allora. Oddio, non l'ho sentito. Aia, che male, porco. questa entrata come musica è un po' inquietante. Malefico, signori. E intanto in chat scrivono: ma che figo! La Giulia è buon gustai, mi dovrebbero dire. Però c'è una terza entrata, ragazzi. Terza entrata. De Pazzi, caro Luca, si è innamorato del nano. Del nano? Sì, si è innamorato della tecnica del nano malefico. Ah, io ho capito del nano. Che cazzo no, sei? No. So cosa c'è, che Axel. Si è innamorato dell'ano del nano. Ario. Esatto. Voi non avete idea che brutto è vedere la roba in ritardo senza musica per non sentire il doppio voce. Mi ricorda molto la mia infanzia, dove anche io vedevo la roba in ritardo, ma per un problema. Comunque, intanto, signor Rueo, grazie mille per la sub. E ovviamente grazie anche a Kire, che prima ha sabbato nel momento in cui non era possibile ringraziarlo vocalmente. Quindi, ragazzi, GG. Un grande abbraccio virtuale e un po' di catarro. Devo dire con quello che scrive Omar, che dice Pasti, bestemmiare non è d'aiuto se ti fa male. Non è vero, perché oggi ne ho tirata una talmente grossa che sono riuscito a rompermi l'ascesso e ha cominciato a spurgare un po'.
Era il diavolo che è uscito. Aiuta, tutto aiuta bene. Sempre. Vediamo. E si parte, ragazzi. Botte, botte, schiaffi. Classico, classico. Okay, no, non sa guardare. Draco, wow, benvenuto in TCCW. Benvenuto. Oh, ragazzi, ma quanti siamo? Grandi. Grande Draco. Siete veramente in tanti. Intanto, yao, Giulia, grazie mille per la condivisione sul canale. Grazie mille anche a Safriaz. Spero di averlo letto. Buonasera, Safri. Draco. Benvenuto. Grazie. Non so leggere i nomi, vi chiedo bene. Però da Dodo Dodo lo so leggere, quindi grazie anche a te. Axel dice, giuro che se perdo anche stasera sclero. No. Comunque. Ragazzi, io posso chiamarlo Blue Universe perché non mi ricordo il nome. Devi chiederlo a lui, Seth Ragnarok. Seth. Seth Ott. Fa parte della famiglia. Comunque, il caro Axel, uno dei primi contender per la cintura hardcore. Oh, però. Intanto e poi abbiamo il set Kir invece che si preparerà. Ditemi qualcosa di questo pay per view. Questo pay per view che avverrà lunedì. Quante belle cinturine che sono in palio. Intanto, grazie a Breaking per la condivisione. Io sono. Sì. Sono molto, molto. Cosa vuoi che ti dica? Sono contento. Me la terrò stretta, molto stretta. Questo lo diceva anche. Lo diceva anche mia nonna, mia cugina. Fa, tenitela stretta. Lo diceva anche tua cugina. Ma esatto. Come facciamo? Lunedì è un casino, però. O vengo sobria o mi tengo la cintura. Cioè, scusa, o vengo non sobria o mi tengo la cintura. Un po' un po'? Tipo, metà ubriaca e metà sobria? Tipo no, la parte allora di destra. Ho un deficit sul combattimento. Non è che posso entrare ubriaca, splendida. Intanto uno, due, guardate il nano, signori. Il nano incredibile. Oh, il cane della XTGX. Benvenuto nella TCCW. Oh. Grande, grande, ragazzi. Benvenuto. Direttamente dal paradiso dei cani. Come si chiamava? Charlie? Anche i cani vanno in paradiso? No, sì, bello quel film. Per quel film. Intanto anche grazie a mannaggia alla Eli per la condivisione sotto. Scusami, sei arrivato in un momento strano, scusami Eli. Rifaccio. Ciao, grazie Eli. Mille alla Eli per l'hosting sul tuo canale, grazie mille. Però sei arrivato dopo il cane della XDGX, quindi sai. Complimentoni e complimentoni ancora per la mega sbatti di ieri delle 12 ore. Un applauso alla Eli. Un applauso virtuale. Eli, senza droga, è stata bravissima. Non so come tu abbia fatto. E alla fine si scoprì che si drogò. Però. No. Ti immagini. Ho avuto dei traumi con Charlie, è vero. Beh. Chi non li ha avuti? Sì, ma ragazzi, ma come Mufasa non c'è niente. Il trauma che ti dà Mufasa non te lo dà neanche. Non mi spoilerare un film di 30 anni fa, per favore. Hai ancora visto Il Re Leone, Cristo? L'ho visto. Ah, ok. Calcioni. Comunque, sì, qua continuano a. Boh. Allora, ragazzi, senza apparente uso di sostanze stupefacenti, mia. Meglio ecco. Così. Meglio. Intanto 7 va per lo schieramento, vediamo. Uno, intanto Mario che mena l'altro lottatore. Cosa? Che schiaffeggia l'altro lottatore. Ha battuto il 3 sulla faccia del nano. Sì. Succede. Io l'ho visto adesso. Che bello. Che bellissimo, ragazzi. Piedino, voi che commentate. E... Anche Piedino quando ti muoiono i genitori nella Valle Incantata è tremendo. No, dai, vabbè, ragazzi. Stiamo guardando tre cose enormi che si picchiano e me mi sta venendo da piangere. C'è la mamma di Bambi, dove la mettiamo? No dai. Due, tre, no, ho letto male, scusate. Crisi, che cazzo? Ho letto. Sì, ho letto male il numero perché il 2 l'ho visto come 3. Non è che mi mandi però la frase di Nitro, nessuno l'ha sentita. Qual è? Abbiamo tre cose grossi in mezzo là che menano. Io l'ho io l'ho sentita. Avevo fatto finta di niente. Eppure io. Intanto il cane dell'ex disc scrive: e quando sono morto io non è dispiaciuto a nessuno? No, povero cane. Ma ragazzi, siete delle merde comunque. Siete dei marozzoni, basta. Troppo vecchio, dice, sai che ho scoperto che fine ha fatto Mufasa dopo essere caduto? Guarda la scena quando Scar canta Sarore. Sì, si vede la pelle di Mufasa. Oh, madonna. Se la mette addosso Scar alla terra. No? Intanto la Gioia dice, potete non farmi piangere? Penso che la maggior parte dei miei traumi
siano legati ai cartoni della Disney. No, vabbè. Però noi ci interessa sapere gli altri. Gli animali del bosco piccolo, Nidog l'ha inventato uno che aveva problemi mentali. Perché tu non potevi far vedere alle 6:30 un cartone dove c'era. Iniziava la prima puntata, erano un gruppo di animali del bosco, l'ultima puntata ne rimane uno. Sì, ogni puntata era capire chi tornava a casa, perché ogni puntata ne moriva uno per un motivo diverso. È vero. Un mattone sbagliato, quello e Anna dai capelli rossi veniva subito dopo, che era un'altra mattonata, che era una tizia che portava una sfinga indecente, chi toccava moriva. No, ma posso dire anche Amtaro, dove lo mettiamo Amtaro? Cioè è durata quella serie è durata 10 anni e il mio cacetto è durato 6 mesi. No, allora vince Bolo assolutamente, ha vinto Bolo. Il trauma più grande è Artax e le paludi della tristezza, assolutamente no. Ha vinto Bolo. Vabbè ragazzi, allora organizziamoci, facciamo spingendo io per Bolo, vaffanculo. Nel frattempo continuerebbero a combattere sul ring tra un cartone della Disney e l'altro. Come no, dai, cos'era tre? Beh ragazzi, possiamo organizzare un flash mob di suicidio quando ci vediamo. No, così no. Già, la abbiamo finalmente, mi sto facendo sopraffare dalla tristezza. Bolo. Mamma mia, quel punto lì è il punto più bastardo. A 6 anni l'ho visto, Dio. Come si fa? Con gli occhi. Io mi ricordo la puntata, ma ce l'ho proprio fissa nel cervello, quella degli animali della foresta, che devono attraversare l'autostrada e muoiono i ricci. Sì, c'è lo stesso i ricci. Sì, si sente anche il rumore. Che però fa proprio rumore. Una final nel frattempo e io questa cosa del bosco, per fortuna l'ho persa. Nitro, è il momento giusto, alla tua età puoi vedere veramente... Due, tre! Grande Axel. Mamma mia Axel, GG per Axel e GG anche per Bolo Balzo che adesso. Vola di... L'hai visto adesso? Grazie, Axel Bolo, che vince. Magari ho visto anche il nano. Ho visto anche il nano che si è appoggiato alle corde e stava lì a grattarsi. Ma noi pensavamo a Mufasa e Family di quelli. Ma dai, ma cosa vuoi che ci succeda mai? Siamo in un cartone della Disney e infatti. Ma ragazzi, ma il fratello di del detective di Roger Rabbit, dove lo mettiamo? Che è stato schiacciato da un pianoforte. Mamma mia. GG anche per il nano e Blue Universe. Assolutamente. Grazie, Nito, per i beat. Comunque, volevo dire ai nuovi arrivati di non preoccuparsi, perché i primi match sono sempre un po' così. Vi dovete fare un nome, dovete ovviamente entrare anche nel circuito della TCCW, allenare spiritualmente e non solo il vostro PG, e poi andare verso la gloria che vi attende. Esatto. Amen. Esatto. Oddio, comunque, è diventato GG. Serio tutto in una volta, non me lo aspettavo. Cosa? Ti aspettavo finisse con una perla, invece no. No, sono eri serio. Ma io riesco a fare sono... va bene lo stesso. No, ragazzi, guardate che io riesco a fare due cose contemporaneamente, riesco a dire cazzate e essere serio contemporaneamente, cioè. Contemporaneamente. Ma che sono poliglotta. E non fate rime. Allora. Comunque, ragazzi, abbiamo 1:45 da riempire con non so che cosa, raccontiamo una storia. Allora, ragazzi. Certo, dice alla scarpa di chi ha incastrato Roger Rabbit non ci pensa nessuno. No, no, no. Che faceva... io adoravo il giudice, quindi ero assolutamente d'accordo con lui, quei cartoni di merda che volevano fare i cazzi loro. Che tra l'altro il giudice è il stesso attore che ha fatto Ritorno al Futuro. Sì, è lo zio Fester. Giulia, ovviamente mi devi fare gli auguri, ma anche mia moglie devi fare gli auguri, quindi noi siamo una coppia molto strana. Auguri, Ferro. Grazie mille. Grazie. Per la festa della donna. Esatto. E non ho capito. Si festeggia. Di solito la festa della donna si festeggia anche chi fa felice la donna. Quindi. È giusto. No, Pazzo. Come chiama il cannibale una donna incinta? Sei la brutta persona. Kinder sorpresa, madonna. Bolo, ti giuro. Guarda, ti devi ovviamente divorziare e inizia a sposarmi. Lentamente. Andiamo in Florida che ci sono c'è la poligamia. Così ci sposiamo in tre. Ovviamente ragazzi, vabbè adesso non so se lui lo posso dire in diretta, però ovviamente auguri anche a lui, Evo, che...
a modo suo, è anche la sua festa, quindi ragazzi, è vero. No, dai, lo mio, si scherza ovviamente, come, io, come lo prendo io sul ridere, prendilo anche tu sul ridere. Bene ragazzi, mancano pochi secondi, qualcuno vuol dire qualcosa perché rischiamo una querela? Che è stato bello conoscermi. Ciao! Non lo so, prendiamocela con un'altra minoranza per bilanciare. Eschimesi di merda! I zoppi? I zoppi ci sono in chat, i zoppi? Ma perché io vi dico di filo? Oh, oh, silenzio, silenzio che c'è la Giulia. È rimasta incantata. Salve a tutti, come state? So che sono arrivata da un mese e già un bel po' di fan tra voi, e questo mi fa realmente tanto piacere. So che vi starete chiedendo come mai qualche settimana fa ho sfidato la Divas del Team Top. Dovete sapere che sono stata un loro desiderio, ma non sono come loro, quindi a loro ho preferito gente più vicina a me, più reale, sicuramente con un ego più importante. Ed ecco, li ho trovati, i lottatori che hanno ricoperto le mie aspettative. Con loro ho trovato ciò che cercavo, e loro erano in cerca di una brava Divas. Quindi vi annuncio che sono ufficialmente un membro degli Alter Ego. Però! E inoltre, Kalua, se hai il coraggio, vieni qui a battermi. Sono io il tuo problema. Così. No, però l'anno scorso pesantemente. E infatti, sì. Arriva. Vediamo. Signori e signore. Sì. Ci si diverte. Ci si diverte, ragazzi, stasera. Anna tocchia pianissimo dicendo: "Na, ecco un'altra pagliaccia." GG. GG. Calua, hashtag appero, che mi dicevano da piccolo: Davide, c'è un pero di troppo nel dettato. Io non capivo perché non c'era l'accento. No, lei non combatte questa sera, lei combatte lunedì contro il buon Nidog per la cintura. Sa com'è, lei è un dodo. Dodi, lei è il campione italiano nonostante sia fottutamente scozzese. Ah, ragazzi, ci si diverte adesso. Ma quanti traumi anche l'era glaciale? No, l'era glaciale no. No, l'era glaciale no, dai. Non muore nessuno nell'era glaciale. Come no? Lo scoiattolo, guarda che è una parentela quella dello scoiattolo, eh. Non è Scratch, non è la storia della mia vita quella dello scoiattolo. Ma non ce la faccio. Ma non vi ricordate chi muore? Dimmi moderatore, che faccio io. Ma va bene, dai, ti metto moderatore. Ma i dodi si estinguono in l'era glaciale. Ah, è vero. Vabbè, ma se lo meritano. Ah, non dovevo dirlo? Scusate. No. Vabbè, una minoranza in meno, una minoranza in più. Cominciano a spizzucchiarsi qua, eh. Sì, si studiano, leggere. Boom, oops. Dropkick violentissimo. Oh, numero... Così 899 432 4. No, era il numero, signor Ferro. Le votazioni, ma mi mettete fretta perché adesso un attimo. Perché adesso o fai il pronostico o mi fai moderatore? Sto cercando di fare. Ragazzi, divento un moderatore del The Cave. Ah, è finita. Sicuramente ci saluta proprio. In senso sparso, in ordine sparso. Kylo, Jix, Nidog. Poi ci saluta Eli, Nia. Ci salutano in ordine sparso, non è per forza. Arrivo subito, assolutamente sì. Comunque ragazzi, intanto potete parlare voi e... perché devo o faccio quello o faccio l'altro, non ce la faccio parlare e cercare. Nitro, devi darmi input perché io vedo in ritardo. Sei un bel ragazzo, ti va bene come input? Sei bellissimo, vedo due bellissime ragazze che si... Oh, intanto Kalua pulisce con la faccia al pavimento. Oh, come ho goduto in questo momento. Scusate, non devo commentare. Ma si toccacciano, o sbaglio? Scusa, scusa Chani, se ti tocco il tuo gioiellino, ma mi sembra un po' in... un po' usurato, un leggero vantaggio così giusto per appoggiarla.
Sì, no. Sì, no, che cosa? Boh. Allora, come sempre tutti i versi top, perfetto. Cioè, non è che cambiano le cose, però per ora mi sembra che quella che sia più attaccata al pavimento non sia Yao. Oh, io. Ok, ecco qua. Date il benvenuto alla Nitro moderatrice. Sono cazzi vostri adesso, come diceva un pittore dell'Ottocento. Kai, che pitturava. Kai lo sarebbe più di me in questo momento. Aio, brava Nitro. T'ho cresciuta, finalmente sei diventata quanto a mio pare. Comunque, intanto Akalua sta menando, massacrando e deturpando in tutti i modi la Yao. Allora, visto che adesso mi ha fatto eccomi, sono tornato. Pasti. Tante cose sono cambiate, Pasti. Pasti, sono cambiate un sacco di cose da quando ti sei mancato. Cosa è successo? Guardami in chat. Puoi guardarmi in chat? Sì. Guardami, Pasti. La vedi la foto del nero? Guardami. No. Non vedo la foto del nero. Non devi vedere la foto. Non te lo faccio, non te lo mostro il faccio adesso. Siamo in live, devi aspettare. Guarda cosa ho scritto in chat. Ma quale chat? Vabbè, quante live stai partecipando? Su, fammi capire stasera. Io sono su Meet, ma non vedo la chat. Ah, allora basta. Allora sono moderatrice. L'ho visto io però. Ah, okay, Nitro, l'ho visto io. Ah, ho capito, la chat di Twitch stai dici. Sì, sì, ti non vedo, ti grande. Va tutto Nitro bene, va tutto bene. Non ti preoccupare. Ti perdi colpi, lo e sai. Drio ti scrive con il cuore, Pasti. Guarda, guarda la Pasti, porca merda. Comunque, ragazzi, è un Akalua, uno, ormai è tardi, due, no, niente. Lui giustamente mi ha messo come moderatrice, si è aspettato che lo faccia io. Sì, io sono qui che aspetto. L'hai detto tu, se il vino parla, il vino Veritas, tu l'hai detto, io ci credo. Non sono capace, non sono... Ma allora ci penso io. Ci sono, arrivo, io. Hai fatto un ride? No, non è... Comunque, ragazzi, intanto fateci sapere in chat, secondo voi, chi potrebbe... Porca troia, cosa ho sbagliato, cosa ho cliccato? Cioè, niente, ragazzi, che ho sbagliato. Chi non ha la sub si guarda la pubblicità. Vabbè, si guadagna qualche centesimo. Comunque, facciamo anche il pronostico. Grazie, Virgi! Vedi, le fette sister sempre insieme. Intanto... Diamo di pronostico, ragazzi. Tu e vuoi via. Di pronostico? Io vedo. Io appena la sto vedendo su una sottomissione. E intanto, Sanji, che benvenuto nel reggimento. Esatto. Adesso, ragazzi, dovrebbe essere partito il sondaggione. Quindi potete votare. Avete ancora pochi secondi, ragazzi. Pronostico. Pochi secondi. E intanto la Giulia va allo schieramento. Uno. No, non due. Ci credo. Niente. Chi hai votato? Ma io sono moderatrice, non posso più partecipare ai pronostici. No, adesso. Come no? Io ai miei pronostici ci partecipo. Come no? No, non posso sì votare. Che può. Ma che puoi? No. Sì, che puoi, può. Basta che resetti il computer. Me lo dà ancora in grigio, allora si vede che devo aspettare un po'. Probabilmente non so, sì. Lo dà in grigio. E intanto va per lo schieramento a Calua. Uno, due. No, no, niente, ragazzi. No, dai, Yao, dai. È il vino che parla o sei tu che sei incazzata? No, è che sa che chi vince fra le due, se riesce a difenderlo con la Eli, se la deve vedere con una delle due. Oh, niente. Dai, Yao. Comunque, se ti fa piacere, è finito il sondaggio. Vedi che anche Breaking non riesce a fare il pronostico. Mi anche spiace. Breaking è moderatore. Sì, è vero. Ghighidi. Eccolo. Yao, assolutamente, come lo è, non c'è neanche da chiedere. Nella vecchia fattoria, yao. Vabbè. Vabbè, andiamo avanti. Torna a belva, là. Nella vecchia azienda agricola. Dai. Icola, oh. Ora. Fagliela la schiena. E va per lo schienamento. Uno. Bolo. Uno. Tre. Madonna, ragazzi, due avvenimenti. Da una parte ha vinto la Giulia, dall'altra parte Virgi della Svirgi ha fatto la sub, ragazzi. No, gliel'ha regalata Bolo. Bolo! Allora, Bolo, veramente, non solo puoi sposarmi, ma puoi anche abusare di me. Piano piano vai verso la conquista, Te lo dico, Bolo, Occhio, perché la prossima è una sorpresa.
Safiria, vedo che anche tu hai il dono come me di portare un sacco di iella. Aveva scritto Calua, la vedo in forma. Anch'io ho questo dono, eh. Penso che... dico, cazzo, ma stasera è in forma, boom, casca un tavolo. Penso che anche il topino della Parmareggio diceva mi vedo in forma. Mamma mia, ragazzi, mi faccio schifo da solo. Comunque Bolobazzo è curioso perché ha regalato la sub a Omar. Bolo, vuoi vedere quale, quello di destra o quello di sinistra? Grazie Nito per i beat. Grazie mille Nico. Ragazzi, noi scherziamo, ovviamente siamo per tutte le minoranze, noi adoriamo le minoranze. A parte gli eschimesi di merda. A parte quegli eschimesi che proprio ci stanno sul cazzo, sono persone fredde. Perché sono persone fredde. Sera io ce l'ho con gli eschimesi. Cioè, ma sì, sono persone fredde. Ma cazzo ti permetti di vivere dentro al ghiaccio? Ma se tu non sei capace a farti le glue, non è mica colpa loro, eh? Ma Dio mio, te dimmi se la gente deve vivere dentro al ghiaccio. No, assolutamente. Cioè, si sciolgono i pianeti e tu prendi il ghiaccio per farlo in casa. Ma come cazzo sei messo? E poi, non so se lo sapete, ma eschimesi è l'anagramma di figlio di puttana. Non so perché, però se Oh, ragazzi, che è che fa la mia voce in chat? Mi date fastidio quando mi imitate. Cioè, non fate... La mia domanda è, quando devono pisciare, appena pisciano si congela tutto? No, oh, si fanno da mangiare, fanno il brodo con quello, non lo sapevi. L'unica cosa che so, che ho in comune con gli eschimesi, è che tipo loro hanno tipo 45-46 modi per chiamare la neve in maniera diversa. Neve, nevo, nevo. E anche io ho lo stesso vizio, la chiamo Bamba, la chiamo Coca, la chiamo Bianca. Comunque, grazie mille a Nidog che regala la sub alla Nitro. Oggi buona, sub, moderatore, buona, posso morire felice. Vedi? Madonna, oggi è proprio la tua festa, eh. Ragazzi, se volete regalare ancora qualcos'altro a noi, noi ci siamo. Oggi è anche la buon nostra festa. Buon disagio a tutti. Buon disagio a tutti, ragazzi, non è una festa commerciale. Noi dovremmo fare la festa del disagio. Adesso buona, la invento, la impongo sul calendario. Mamma mia. Così non scegliere il giorno. Però tutti vestiti da mucche, eh. Così. Bene, con quelle grosse, quei costumi che hanno i mammelloni grossi, che poi dici, ma sì, sì, quelli pelosi o dentro, no, c'è, no, bellissimo. C'è semplicemente la lana di vetro. Ma è voluto il doppio senso, Ferro? No, ma io non posso dire una cosa che voi subito pensate a cazzo, figa, tette, culo. Cioè, secondo me, questa è la mia. A proposito, ragione, scusate, non l'ultimo, per la pizza e la birra di ieri, sì, Nido, che vorrei fare un pensiero al portapizza che ieri si è deceduto per portare. Ciao, Tonino Spider-Man, ciao, Tonino. Una pizza che è costata la vita a un giovane ragazzo che per consegnarla alla Nitro, sprezzante del pericolo, ha richiesto, nonostante la zona arancione scuro, no, rosso. Abbiamo perso rosso un elemento molto valido di questo mondo, un portapizze che molto probabilmente ne avrebbe portate altrettante, tutto per colpa era della anche Nitro. Uno che... Ciao Tonino, mi era sul giornale oggi, l'ho cercato. Il pronostico, Alex, funziona così: tu punti su quello che ti piace di più e speri di portargli meno sfiga. Bravo, è vero. L'onore del pizzaiolo. Ma, signori, ma match dedicato al pizzaiolo, ma qua c'è da parlare. I cari Revolution stanno subendo un conflitto interno. È un paio di settimane che si stanno punzecchiando qua. Non si vogliono più bene come prima. Sanna, grazie mille per la sub, ma non so se è stata Sanna. Grazie a Kire per averla regalata. Mamma mia, Kire. Grande Kire. Ma tu vuoi che facciamo le cose un po' umma dopo? Siamo in Hype Train, raga, livello 2. Sì, dopo... Hype Train, aspetta, come fanno i canali belli? Ciuf ciuf, ciuf ciuf, Hype Train. Ciuf, ciuf. Io faccio la locomotiva. Ciuf, ciuf. Oh, davvero? Sei inquietante. Sì. Dietro, avanti. Ricarica, breaking. Aspetta, ciuf, ciuf. Grazie, Nito, per i beat. Dai, che sei tre. Cantiamo tutti insieme. It's okay to be gay. Let's enjoy with the boys. Ragazzi, esco. Mi state inquietando. Eccola, c'è breaking per la sub. Ferro, smetti. Aspetta, che mi devo vomitare. Ci vorrebbe la canzone del Trino Tops. Pa. Ah, vabbè, esco. Basta. No, ragazzi, siamo seri. Grazie mille per il train. E quindi... ricominciamo GG per Ferro, ricominciamo, vabbè. Salite tutti sul treno del decay. Questo sembrava un porno. Ma infatti iniziamo così. Ah, okay.
Aspetta. A posto, oh. mi è passata ragazzi. Comunque il sondaggio adesso. Fabio, benvenuto. Ciuf ciuf. È inquietante sentirvi nelle orecchie che fate ciuf ciuf, ve lo giuro. No, tu bevi, così dimentichi. Tu bevi tranquilla, bevi così dimentichi. E però... facciamo un giochino che si chiama Trenino. Questa so. No, Trenino. Comunque. Ragazzi, nel frattempo è partito un sondaggio, non si sa bene sì. Perché non ho pronostico, però va bene. Ma io posso fare una domanda? Perché Virgi scrive queste cose? Perché sembriamo un po' con la figa nel culo? No, ecco, uno che legherei volentieri con una catena al baule della macchina, lo trascinerei sull'autostrada. No, lo prendiamo sotto con l'hype train, legalo ai binari. Mamma mia. Legalo ai binari dell'hype train. Siete grandiosi, ragazzi. Bene, bene, meglio. Grazie a tutti davvero per le sabbe e per i beat. Veramente, guarda, perché non si può fare, se no vi manderemo un sacco bene. Di nostre foto. In posizione anche molto carina. Infatti carino. Sì, ha ragione Dodo, non si può cambiare in The Human Centipede Hype. The Human... Hypetend. Altri bitti, grazie Nido, grazie mille. No, ragazzi, veramente grazie di cuore. Dog. Grazie Volo, ma... grazie Nido, grazie Breaking. Ascolta, mi shout out non li hai mica fatti ancora. No. Sto imparando. Allora, è diventata amore della attrice da 20 minuti, ma già rompe i coglioni. Madonna, veramente, guarda. Il lavoro no, ma pensi te. Aspetta, c'è un problema. Ah, volete il ciuf ciuf, Ciuf ciuf? No, no, questo ciuf, è proprio quasi al limite della pedopornografia. È la Madonna, adesso chiamiamo anche Caramba. Ciuf ciuf? Basta. Ragazzi, avete ancora 1:30 per fare l'hype train di livello 3. Dai ragazzi, possiamo partire il trenino tutti insieme? Ferro, ti prego, ti voglio stanotte. Ragazzi, stavo per sbagliare la voce, vi dico solo questo. Sì, infatti no. Dado è quello che vorrei fare, ma non mi hanno dato tutto sto potere ancora. Cosa devi mi dai fare? La password di Streamlab? Il problema non è che si mi può, devo pericolosissimo. Dio, ma non hai mai giocato a South Park? Non puoi mai scorreggiare sulle palle di qualcuno. No, raga, io non l'ho neanche finito per South Park, ho paura che mi bannino. Ecco, no, è pericolosissimo, no, non si può mai proprio. Buonasera Bipolar. Ciao ragazzi, buonasera. Qui purtroppo ogni tanto qualcuno fa dei commenti che non devono. Ciuf ciuf. Altri 100 bit da parte di Nidog, grazie mille. Ciuf. Allora, ma ragazzi, non è quello. Serie, ipoliedrica, cinna, no, sto facendo una gran fatica. Ah, vinto. Dio, ma l'ha inculata, così? Cioè, volevo dire, l'ha così battuta così? Ragazzi, io non ho guardato chi ha vinto. The Matt. Ok, grazie. Matt finalmente si scontreranno a TLC lunedì per la battaglia finale. Mi sa che la Revolution qua è andata, eh? È andata. Però guarda che ride. Sì. Ho battuto. La scorsa volta ha vinto Garon, non se l'ha presa molto bene. Comunque, mi è stato appena annunciato che i cari ragazzi mettono in palio il contratto, signori. Quindi lunedì sera si gioca il contratto, sì. No, cioè? Così proprio... Cioè, chi perde fra loro due se ne deve andare dalla TCCW, signori. Cazzo dice? Ebbene sì. No, ragazzi. Se la sono giocata così. Questo è il prezzo di sciogliere una stable importante come erano in Revolution. Da notare che tutto è successo per colpa della perdita del titolo di coppia. Sì, è vero. Sì, hanno perso, è tutto, si sono incrinati da lì. No, Adrio, non è il contratto d'affitto, purtroppo. Il nostro boss personale. No, è il contratto dell'atleta. Ah, però... Può essere assunto solo nella KKW adesso, perché noi non lo vogliamo più. Bella Nitro, questa frase insomma la segno perché ci sta. Quella che è scritta. Se ami il The Cave... Adesso lo metto come lure. Dico parola a caso. Comunque ragazzi, grazie mille perché è finito Live Train con 5 abbonamenti e 555 bit, anche se noi avremmo voluto 666 bit, però... Ecco. Esatto. Però, cosa si può dire, ragazzi? Io vi ringrazio e... Ciao. Quindi ragazzi, adesso mancano 40 secondi. No. Cosa è successo? Chi è morto? Ti è caduto? Ah no, è Casa Vianello, è lo spin-off della TCCW, quindi tutto si presenta. Le vicissitudini di una coppia, nel riminese. Che sì, avevo il microfono aperto. Sì, ma tranquillo.
stavo cercando di spiegare il fatto che non era comunque una cosa da capire male, ma era una cosa bella, una cosa, perché dove c'è pasti c'è casa, quindi quindi ragazzi, molto probabilmente hai pasti in casa, hai pasti in casa, che sembra un saluto nazista, hai pasti in casa, però hai pasti in casa, hai pasti in casa, mamma mia. E niente, basta dire queste cose brutte che non si devono dire, basta, dai, meglio. Prossimo match, abbiamo qualcuno che è diventato neocampione hardcore la settimana scorsa, e ora c'è qualcuno che vuole il number one contender. Se dovesse battere il campione hardcore, il nostro Wampad avrebbe occasione di sfidarlo lunedì. La bellezza, ragazzi, torna il nostro Wampad, cattivissimo, mamma mia. Quante cattiverie e quanti peli in un solo uomo. Però è anche quel viso che ti fa sentire a tuo agio, non so perché. Sì. Non è, cioè, se è fossi cattivo in un club di scambisti, forse probabilmente mi farei sfondare col sorriso, perché è un viso familiare, proprio, sai, bello, dici, beh, c'è lui a casa mia. Arriva il neocampione hardcore, signori. Arriva a casa, no. Allora, Sorrow, i punti attributo al momento, dato che siamo in una fase di transizione, stiamo, come posso dire, rifinendo tutta la sezione roleplay, al momento sono bloccati. Quando rifaremo il regolamento e lo gireremo a tutti, capirete tutte cosse. Abbiate pazienza, che poi saranno cazzo. Comunque ha cambiato la... bestiale. La cucina, sì, ha cambiato tutto con la cintura. Se il nostro pensa, caro Yoshi. Questa cintura, cioè questo costume nasce da una patacca di sugo e poi si è espanso e è diventato. È brutto, è orribile. Comunque, in sostanza, Sorro, partecipando ai match, ottieni un punteggio base e vincendoli ottieni un punteggio bonus. Fondamentalmente, la base è questa, per poter sbloccare i tuoi attributi e via. E le skin. Pronosticone c'è già. E intanto... C'è già il pronosticone, eh? Sì, c'è. Ed è combattuto, vabbè, ragazzi, signor con un Wampad. Va bene, scusi. Con un Wampad che al momento è in ipervantaggio con un 99% di votazioni. Dio boh, gli volete bene a Yoshi comunque. Beh. Io voto per Yoshi. Bene, ragazzi, tutti quanti su Wampad, allora buttatevi su. Passe ha parlato. La tire del pupazzo gnappo. Prossimo. Lolle. Non mi dite queste cose, cioè, così. Mi è venuta in mente un'idea stupida. Allora è ben accetta. Allora sei in buona compagnia. Sarebbe stato strano averla avuta intelligente in quest'ambito. Fare un celebrity deathmatch con tutti i Muppet. Royal Muppet. La Royal Muppet. Royal Muppets. Beh, fateci sapere in chat se vi piace questa idea. E poi, se vi piace, ve la fate nei vostri canali. No, non è vero, scusate. È una bella idea che potremo. Ciao, ragazzi. Yoshi, il re degli zingari, non puoi non amarlo. Zingaro tu che zingaro io. Ah, il ragazzi, bastone. Adesso... Io sono mesi che vedo. Questo posso votarlo. Sono mesi che Yoshi prende. No, non è vero. Gli streamer e i moderatori non possono fare pronostici. Fanculo. Beh, se vuoi ti declasso questa sera. No, te lo faccio col mio di moderatore, così pronostico lo faccio lo stesso. Ci commetti. Wampa dice Yoshi lo rispetto. Grande. Beh, ragazzi, c'è da dire che, io ripeto, il concetto Yoshi è partito all'inizio di questa stagione come personaggio pagliaccione. Però sta dimostrando adesso che c'ha una cintura. Esatto, che con costanza e Chani, che sicuramente gli romperà i coglioni dalla mattina alla sera, riesce a raggiungere dei grandi risultati. Comunque le sta prendendo con classe in questo momento. È bello sentirti parlare mentre lo stanno riempiendo di calci. E mi sono accorto anch'io, però. Vediamo, Ferro è appena dato che stai per declassare una donna. È vero, sì. Dici, sì, declassami tutta, Ferro. Vedete, ragazzi, il potere di essere. Non anche a togliermi il potere di.
No, Lady però Brod... questa sera sono sicuro che lo toglieremo a un'altra persona. Polo dice che Yoshi ha una cintura solo perché lui è ingrassato e non gli stava più. Non gli stava più. Giulia, perché che odio? Odio in che senso? Con chi? E gli si è bloccato tutto, ha detto. No! No! Beh, tette. Allora, guarda... Ora ho la vostra attenzione? No, ok. Dipende, Delirio. Te le sei fatte tu le tette? In quel caso sì. Sì, negli altri casi no. Io leggo sempre prima chi scrive il commento, non il commento. Quindi no, non mi interessa. No, ti voglio bene. Oh. Bene, quello che ho detto prima, ragazzi, dimenticatevelo. Yoshi è merda, merda rimane. Quindi evviva, no, evviva Yoshi, Wampad. Non si può vedere, dai. Yoshi se la deve giocare contro Wampad al pay per view. Ragazzi, hai vinto Wampad. Quindi vediamo chi ha fatto punteggio. Beh, ragazzi, come dire. Beh, il 38% ha puntato su Wampad alla fine della fiera, eh? Ah, beh. Hanno seguito te, Pasti? Bravi, non avete capito ancora niente di come funziona. La sfiga e la fortuna. Comunque, Tacchino ha vinto 8623 punti, quindi bravo. Che po', Tacchino. Ma Tacchino, scusa. Però. Poggia piano. In che senso? La posa piano, ma poi la spinge forte. Questo è il problema che io. Lo faccio piano. Spinge forte. Poi... Io mi dico di sì lunedì, me lo dite? Perché sei già ubriaca? Secondo te perché ho messo la clausola? Che devi già essere ubriaca? Perché sennò ti dici di no, cazzo. Adesso, aspetta, questa è la prova del 9. Ci sei lunedì prossimo, vero? Non puoi dir di no. Sei davanti a 38 persone, non puoi dir di no. La prossima settimana combatto, quello che dicevo prima, o bevo o combatto e mi tengo la cintura, le cose. Allora, sono ci organizziamo, prima metà sei sobra, seconda metà sei marcia. Esatto, ti metto l'incontro all'inizio così puoi sbronzarti durante la puntata. Va bene, affare fatto. Perfetto, vedi che si trova sempre un punto d'accordo. Un ottimo compromesso. Allora signori, dobbiamo parlare di cose serie. Vai. Qui tu, allora. È un mese e mezzo che gli alter ego e i top si punzecchiano, ok? Stasera c'è forse il penultimo confronto prima del confronto finale del TLC fra la top e gli alter ego. Chiudo qui. Anche se la cintura si disputerà tra solo tra Yoshi e Leo. E tra Chani e Leo. Scusami, ho letto il commento di Volo, è bellissimo. Come si chiama una sede rotelle che va a fuoco? Hot Wheels. Vabbè, Bolo, come si chiama la lista degli ingressi omaggio in discoteca per gli ebrei? Schindler List. Mamma mia, no. Questa non è male, questa è bella. Immagino. Però devo dire che non mi piace, però è bella, però non mi piace. Però è bella, però è bella, però non mi piace. Oddio. Bene, Schindler List è bellissima. Bolo è sempre quello che tempo fa scrisse che la parte peggiore da mangiare di un vegetale era il respiratore. Quella rimane una delle più belle. Comunque signori, nuovo incontro, vecchia storia. Signori, non è più il momento di parlare ma di ascoltare. Esatto. Anche di guardare perché ci sono i nuovi attire. Attenzione a Scorpio che dice presto tornerò a lockdown e non sarò però. Io apprezzo la musica. Aspetta, Omar è tornato a lockdown. Sì, ormai è scesa la... Abbiamo fatto la lavanda gastrica, non l'hai vista la scorsa puntata? No, mi sembra che mancava. Quanto mi manca andare a ballare sta musica. Beh, sei qui adesso con la TSSW. Occhio perché stavo sbagliando l'accento, veniva fuori l'accento svedese. Buoni! Arriva la top, signori.
come far prendere fuori la gente, è così. Fattispecie, Rux. Oh, ma l'hai detto con forza quel teschio, cioè. Dove l'hai trovato? Sì, sì, sono Gabber praticamente. Bene, ragazzi, non mi fate incazzare in chat perché poi alziamo i volumi come vogliamo e vi facciamo prendere paura. Scusate, mentre parlavate ho fatto prendere pure un po' la chat. L'ho tirato al massimo il volume. Power Ranger! No. Io volevo scrivergli, mettergli anche la T sulla mano di Omar, la O sulla mano di Rux e la P sulla mano di Zani. Top. Potrebbe stare. Adesso che l'ho detto, Zani mi romperà il cazzo fino a domani. Per farlo. Quando c'è Yoshi, pensa che mi viene fuori la parola Dick. Non so perché. Però. Lezzo dice: siamo sul ring, non alla Milano Fashion Week. Arrivano anche gli alter ego con la musica sbagliata, non si sa per qual motivo. Ma tanto ormai non mi sorprendo più di niente. No, infatti. Bene, ragazzi. C'è un angelo. C'è un angelo. Dove ti ha toccato l'angelo, Kire? Dici, diccelo. Dici dove ti ha toccato l'angelo. Lì. L'altro giorno è arrivato. No, grazie, scusate. Niente, ci abbiamo provato. Ma toccato dove non si può dire. Il naso. Nella mia narice di dietro. Mo Ferro, scusa, adesso mi interrompo. Mi viene in mente una barzelletta. Certo, se lo vuoi dire. Coppia di sposini, prima notte di nozze, arriva lui e gli fa: lei, amore, adesso te lo metto dove nessun altro te l'ha mai messo. No, negli occhi, no, negli occhi, no. Allora, ma io veramente torniamo a fare battute sugli ebrei, che è meglio stavolta. Meglio, vero? No, nel senso, mi sento meno in colpa. Ma questo sì, è il duello tanto anni... tu gli sta sul cazzo gli ebrei. No, vi prego, leggete Nitro. Ma questo è il duello anni 2000 Tamari contro Metallari. Esatto. Sì, tipo. È la rissa della piazzetta a Corvetto. Io ci metto la faccia, ci metto la testa. I paninari contro i metallari. Bellissimo. Ci metto la faccia. Siamo fighi, siamo rari, siamo solo paninari. Esatto. Metallari frostpunk. Erano rari come i cinesi, paninari, Diego. Allora, passiamo che ognuno di noi prende una fazione di gruppi etnici italiani degli anni 80. Io schimesi! Mi hai spiazzato. Mi hai spiazzato. Niente, stasera non ce l'è. Lo volevo io l'eschimese. Adesso come faccio? Non lo propongo più. Dado, non l'ho capita questo fatto. Ah, perché Dado, quello è vecchio. Kit Kat. Come si chiamano quattro neri in un letto rosso? Kit Kat. Non l'ho capito. Kit Kat sono quattro barrette di cioccolata lunga. Ok, impacchettati con Madonna l'address. Sì, okay, ovviamente devi pensare. Saperlo, un nero sì, un nero no, un nero sì, un nero no. Mi piace ogni tanto rimanere nella mia ignoranza, invece... Ma mi faccio domande invece, no? Rimani nella tua ignoranza, Nitro, ogni tanto. No, il problema è che anche quando ti diamo le risposte continui a rimanere nella tua ignoranza. Comunque, le risposte non è che culturalmente siano elevate, diciamo. Guarda che noi abbiamo studiato al bar del centro, quindi esatto. Non è che non è per tutti. Comunque ragazzi, vediamo Ciani che, ecco, come non detto... C'è un Mid Dog che così dal nulla dice: io prendo la gente con il micropene. In che senso, Mid Dog? Per asfissia li prende. Cioè? Mi strozza. Mi sono immaginato Mid Dog che si tira fuori il micropene e la gente tipo Calamita gli si accalappia proprio tipo presa. No, ma è carino Delirio. Quella di Delirio è anche carina. Cioè, però la leggi tu perché io non ho il coraggio. Come ci chiamano due neri in un letto bianco? Duplo. Che cazzo di barzelletta è, Drio? Dio, ci ho perso una vita a leggere questa stronzata. La cosa che fa più ridere è che due panini e un grissino 3,50 euro. È proprio un ebreo, cazzo. Bene, bene. Salutiamo al gruppo Ebraicos, che saranno nuova stable. Che verrà poi di... Cos'è quello che fa le vernici? L'Ebraicos. È un gruppo punk, è metal punk. Siamo gli Ebraicos! Gli Ebraicos!
Loro combattono col jiu-jitsu. Vaffanculo, va. Io l'ho capito, mi è piaciuta. Comunque, cos'altro possiamo dire? Noi ci auguriamo che nessuno di voi si senta offeso, perché noi, se no, ci offendiamo noi. Se vi offendete voi. Sono offeso, guarda io. Guarda, Nidog. Perché loro sarà, è quello che dicevo prima, la nitro, no? Cioè, anch'io ho il micropene, ma non ho un micropene, ho un grosso clitoride. È quello il discorso. Dipende dalla necessità. Devi vedere sempre il bicchiere mezzo pieno. Pensa di cosa parliamo noi in pre-live. Esatto. Cioè, in sostanza, Pasti è come un pesce rosso. Se serve di essere maschio, è maschio, se no diventa donna. Esatto, c'ho la, come cazzo chiama, la toxoplasmosi. Si chiama ciolla ballerina, si chiama. Ah, ecco. Io non sono offeso, ci ha già pensato madre natura. Gix, no, dai, che cazzo è successo? Ci vuoi raccontare? Comunque, Drio, non è una barzelletta, ma no! Pensavo... Che succede? Che è successo? Che è successo? È quello che ha scritto Drio. Bellissimo. Stavo leggendo, io penso che lo leggevo anche ad alta voce, oltretutto, aspetta. Allora, grazie. Nel dopo live, ricordatemi di dire una bellissima. C'è un po' di... Madonna. Ferma, sì. Bella Safiria, grazie per essere passata. Ciao Safi. Speriamo che tu ti sia trovata bene questa sera insieme a noi. E che tu ci ritorni a trovare. Soprattutto. Che ci sopporti. Perché già sarebbe un grande risultato. No, non è. Dottor Rio, nel frattempo è ripartita adesso. Grazie, okay. Grazie Rio mille, Twitch. La live non ha retto la cosa dell'ebreo. Purtroppo strano, capito. Eppure la cenere non pesa mica tanto. Va bene, ok, andiamo avanti. Ok. Ce ne sarebbe da dire di cose qui. Comunque. Dai, questa sera ci bannano veramente. Ma è una volta buona. Poi parte la canzone della sua Una vita in vacanza, Ragazzi, perché scrivete nella chat di come cazzo si chiama? Di cosa? Di Telegram. Di Telegram. Scrivete in chat in live. Madonna mia, ragazzi. Ma no, Sorro, noi siamo talmente piccini che non ci cagano, possiamo quasi dire di tutto. Ci vediamo mercoledì con KKW. Bella, bella. Ciao, Sanna. Grande. 144! Ciao Sanna. Boh, bomba, bestiale. Comunque, ragazzi, gli alter ego gliene stanno dando abbastanza tante alla top. Sì. Sono belli gasati per lunedì prossimo. Assolutamente sì. Quindi, il mese che si prospetta è questo. Lunedì sera, TLC by TCCW. Giovedì c'è Split, vabbè. Quello è un appuntamento fisso. No, nel senso, c'è l'appuntamento fisso. Ma poi ci sarà la Royal Rumble, signori, di Split. Cazzo. Cioè, mica ciucci. Occhio, no? No, bella no. Delirio, buonanotte. Ciao Delirio. Buonanotte. Datti una palpata con le belle tette da parte mia. Le tette di Delirio. E ricordi che se non ti lecchi le dita, lo di solo a metà. Te la ciuccio tutta quella tetta, Delirio, te la ciuccio. Madonna. Tutta. Cioè, sembrava merda, ma gli incubi. Posso dire una cosa? Posso dire una cosa? Posso? Senza offesa. Per un attimo ho pensato fosse la Nitro che salutasse Delirio, credetemi. Non te la prende mai, perché è partita. Ho la webcam ancora accesa, lo vedi? Adesso sì, ma non ti ho. Ma prima non ti vedevo. Allora, l'ho capito, però sembravi tu. Ho preso paura perché stavo leggendo la chat. E oddio. Niente, Passi, e te siamo diventati una cosa unica. Mi dispiace per te. Io sono contento perché finalmente provo l'ebbrezza di avere un paio di tette. No, le prendi poche da me, però. Ah, beh. Intanto c'è quello. Invece, contento. Ti piace il tuo nuovo clitoride? Non forme? Sta piangendo da quanto è felice. Aspetta, no, ma proprio col vino che è diverso. vabbè, cos'è, insomma, che Basti pensa che io ho fatto chiamando mia moglie solo per il corso sua mamma.
Che cosa? Cosa, Bolo? No, gli hai fatto il ciuccio tetta di Wender a tua suocera. No, 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 Bolo, Bolo, ti prego, chiamami, chiamami, chiamami quando vuoi. Ciuccio la tetta. Cazzo, che figura di merda. Mammellona. Il problema è se tuo suocero ha gradito, quello diventa il problema. La roba alla Wender. Ah, vedi che Bolo. Le ho anche detto sublime. Mammellosa bastarda. Ciuccia la tetta, mammellosa bastarda. Carica la final nel frattempo. Prima siamo passati dalla Disney alle mammelle. Un attimo, ragazzi. Bolo, ma legna a ferro. Ti cambio il nome della final da Bolo, da Bolocaust. La tua final diventerà Ciccetetta Mammellosa. La Mammel Bomb. Bolo vive in un film di American Pie. Ma Bipolar sono 15 minuti che usa Ciani per togliere la polvere dal ring in stile batti panni. Batti panni, batti panni, barom, barom, barom. Che poi non era Stanley Panni. No, no, Dado, voglio essere in questo momento, sono una bruttissima persona e non me ne pento. No. Ma peccato che io sono in Italia e quindi non le potrà mai prendere perché non arriverò mai. Non avevamo l'effetto, poi prometto che lo è lo stesso motivo, Dodo, per cui non li guarda nessuno i Simpson in Africa, perché si guardano dopo mangiato. Ma perché in Cina ci sono tutti quanti offesi perché sono gialli. Comunque, ragazzi, mi raccomando, seri, non facciamo battute contro altre etnie, perché le altre etnie sono gli come schimesi. Noi. Schimesi. Gli schimesi non sono schimesi, gli schimesi sono delle merde. Fanno i furlani. Sono persone fredde gli schimesi. E dopo Piacenza. Comunque. Sì, sì, molto dopo Piacenza. L'Eschilandia lì. Attenzione, Rux, carica una final. No, voleva solo sgranchirsi lo spintere. Ma no, comunque, ragazzi, stasera col fatto che non ho potuto parlare avete cagato i match zero. No, perché non si di scontare. Ma io li sto vedendo in ritardo. Io tanto è come se alla fine qua, non sono qua per fare la persona seria. No, io immagino Kire che ha questo leggero ritardo nel vedere i match, che noi spegniamo lo studio e andiamo via, lui è ancora lì che dai al buio. Dai. Comunque è vero, gli eschimesi stanno sul cazzo anche a Twitch, se gli infami ti regalano le sub. Ma sì, ma io in quanto minoranza, Dodo, mi sento in diritto di doverli prendere per il culo, quegli abita ghiaccio. Oh, così? Sì. Allora, ma Bipolar è un... Cosa? Cioè... Cosa sta facendo? Omar stava chiedendo il tag all'arbitro. Ma chi ce l'ha? Tutti, le sta prendendo da tutti. Ragazzi, perché Chani è su Discord da solo? Dobbiamo venire lì? Ci sono anch'io. Parlo con voi, non parlo con Chani, scusa. No, ma tu sei come dire, tu sei straperdonato. Ma tutti gli altri che passano ore e ore a scrivere, ma il mio PG, e voi su Discord? Adesso non scrive più nessuno, eh? No, il follower è davvero enorme, sì. Abbiamo perso 4 follower, pasti, mi sa che non dovevo dirlo. No, vabbè, non sono amici di Chani quei 4 follower. No. Aio, ammazza che botta. Non hai potuto parlare, hai parlato solo tu, pasti, porco schifo. Sì, però sono sangue. Dado dice che ha il microfono rotto. Io ne conosco un altro che ha il microfono rotto, ma vai live tutti i giorni, però. Beh, secondo me comunque siamo verso in dirittura finale questo match, perché effettivamente è molto lo sto leggendo mentre parlo con voi, ecco perché con quella aureola in testa sembra un cetriolo che prova ad entrare in giro. gli altri vanno menalo, fracassalo, smudellalo. Che stanno facendo? Niente. Aia, però aia. Ci prova. Uno, no. due, due, tre, uno, tre.
Ma balla! Ecco, ho visto adesso il 3. Quindi calcola quanto ritardo c'ho. Tranquillo, quando andiamo via, chiudi te, vero? Ti lascio le chiavi sul tavolino. Esatto, ok, chiudo io. Beh, ragazzi, c'è da 4 dire che alter ego 0 top. GG. Vedremo quale sarà la risposta della top a sto punto, perché effettivamente 4-0 è schiacciante. E adesso com'è. Gli tocca per forza dargli la cintura a Zania, Leo. Cioè, nel senso, lunedì si dovranno sfidare nel TLC per la cintura. Eh sì. Leggi di già, che bello picchiare i top. Per forza, signori, per Beh, però, forza. Zani scrive, Rux, scusate un attimo, Rux deve ancora farsi le ossa, quindi ci sta. Però ragazzi. Sì, Rux si deve ancora fare le ossa, siamo tutti d'accordo, ma sicuramente gli alter ego, gli altri due alter ego, Bipolar e Lezzo, avranno a che fare con Rux e Omar al pay-per-view, secondo me. C'è tempo, tocca piano, ragazzi. Ciani, c'è ti tempo. Spacco il culo uno verso uno. Così. C'è tempo, ragazzi. No, infatti basta, Dodo, non si risponde più. C'è il match finale lunedì e poi si apriranno nuovi capitoli. Esatto. Ragazzi, manca 1:30, poi come di consueto andremo nello studio. Ah, siamo già nello studio. È bello picchiare i top, disse la ex top. Drio, sì, ho letto, però dobbiamo fare un attimo due chiacchierine, perché tu sei nel campionato tag, l'ha messo Luca, con la squadra mista. Quindi se non volete fare la cintura tag dovete abdicarla e io ti iscrivo alla Royal Rumble. Dopo ne parliamo... su Discord. Ti chiedo scusa, ho letto il commento di Sani e poi l'ho collocato temporalmente nella chat e trova il suo senso. Sì. Ma ti sembrava più indirizzata a me. Comunque, spero di no. E lui l'ha lanciata lì, chi coglie. Dici, io lancio un pompino, qui qualcuno magari lo piglia. Questo è il concetto di Sani. Io lancio un pompino in chat, magari chi lo piglia ha vinto. Oxford è un po' il concetto del mio CIM, del mio CIM, del sì. Cazzo in mano. Sì. Ah, già. Funziona 2 volte su 3, ragazzi. Testato sul campo. È la terza volta in quest'ora che è un problema un po' spiegato. Terza volta c'è da correre, però le altre due funziona, fidatevi. Pochi secondi, siamo in studio, ragazzi, siete pronti, siete carichi, bevete, basta, non si può più bere, vai. E siamo, ragazzi, siamo vai. Finalmente in... Tremendo ancora. Sai quella roba lì? Quello non è vino, quello è vodka. No, quello che è rimasto dalla bottiglia. Ma è trasparente. Cioè, il vino, vino bianco, non è trasparente. Te non hai capito, finito il vino, la nitro fonde il vetro e beve quello. Ancora delle tracce di alcol dentro. Ah, pensavo strizzo, io sono abituato a strizzare la bottiglia quando la finisco. Guarda come silenziare un intrattato. Sì, Gianni, l'uomo nudo funziona, però già se arriva a casa tua è già un traguardo, nel senso è molto probabile che ci stia. Invece sì. Fallo d'inverno, che fa freddo. No, non posso, Drio, sono deforme, Ghigidi. Però, voi vedete pensare a Hellboy? Ecco, è lui. Ecco, Ferro, metti una foto di Hellboy. Le mimose. Ah, le hai messe sotto, le ho messe adesso. Ti piacciono? abbiamo pensato a te questa sera perché sei l'unica donzella del gruppo, quindi giusto l'unico che ci camionista. Fossero... Ma cosa però... c'hanno dei parassiti sopra? Perché si muovono? Perché sono glitterati. È una gif. Ah, ok. Però guarda, se rompi il cazzo le muovo anche, ti piace? Va bene così? Ho un fiorellino. C'è anche il fiocco, grazie. Bella in the ice, ciao. Perché ancora ciao, non ho capito ciao, come si gira. Ciao. Non ho ancora capito. Metti via che sono allergico. guarda. Dai, sembrano dei mini parassiti, Bolo, davvero, sembrano dei mini insettini che si stanno mangiando le mimose. Adesso Ferro sta tentando di uccidere Kire. No, te ridi, ma lascia perdere che io ho un'allergia fotonica. Ma quello succede con i falli di gomma, quello è il problema, che se lo metto sotto al naso...
Ma lo so, Gix, infatti c'è una diatriba legale in tribunale perché abbiamo creato lo stesso nome insieme e non si sta tentando di capire chi ha ragione tra il centro di igiene mentale e cazzo in mano. Bisogna vedere lo spartito, ragazzi. Chi ha lo spartito vince. Comunque, signori, è il momento di essere seri, di essere professionali. Questi 5 minuti, okay, ragazzi, allora, dobbiamo... Ciao. No? Allora, ciao a te, vado anch'io. Chi rimane? Oh, c'è la Nappi da raidare stasera. Bello, io faccio un discorso. Siamo seri. Parliamo... C'è la Nappi. Dai, cazziamoci le partite, dai. Non so, vi porto da Vanniggio, se c'è. No, mi dissocio. Guarda, piuttosto... C'è Luca, sì, ha ragione Kire. No, c'è Luca, andiamo da Luca. Però un attimo, perché volevo fare... Vabbè, va bene. O se no ci sono i bumper. Zorro diceva, ma quello è Leonard di The Big Bang Theory, ma chi? Chi? Ah, io Kire? No, io sicuramente no. Io? No, sono io, ragazzi, scusate. No, allora, penso Kire. Ma Kire... No, allora, Kire, ragazzi, sì, sappiamo tutti chi è. No. Dado, sono ospite Simon da Gruber. Lui domani e mercoledì. Apro e chiudo parentesi. Nidog ha deciso, The Jazz TV. Sì, c'è la Jess. Andiamo. Però aspettate 5 minuti. Un attimo, perché ho un'idea carina che volevo farvi vedere. Però mi mettete fretta. Poi dopo. No, no, sì, ma non è. No, beh, non mi va più. È Kylo. No, come c'è in post live? Kylo è la storia della tua vita. Kylo. Arrivi alle 10:30. Cioè, siamo in live dalle 9:10. Kylo arriva sempre quando tutti sono soddisfatti e hanno finito. Non so perché. Kylo. Sarei fiero di me, guardami Kylo, guarda, sono la tua bimba cresciuta, guarda, la tua zia è cresciuta. Nitro, posso farti una richiesta proprio? Bannalo. Fagli capire no, che... No, puoi. No, non potrei mai. Sei una moderatrice del The Cave? Puoi. Puoi farlo. No. Devi! No. Toglimi il mod. È come... Cioè, no, adesso non facciamo neanche più le votazioni. È come è il rito di passaggio quello che fanno le baby gang. 15.000 punti per scegliere il ride. Sì, sì, oh, ma, che costate, ma mettigli le 150.000, scusami, no, ma poi tanto... 15, gli dai troppo potere così. No, perché no, ma poi sai cos'è il bello? È che ci vuole un punto a puntata. Ah, ok. Dici che è un po' troppo? Allora, ma guarda te sto cazzo di Windows qui che non so. Oh, ecco qua, l'abbiamo fatta. Aspetta, Bene. Non mettetemi fretta. Aspetta. Ma Nitro, parli di noi o di quelli in chat? No, di ferro parlavo. Oh, bravissimo. Ecco, io ho quella mascella lì adesso, in questo momento. Ho la stessa identica mascella di Hellboy. Perfetto, ecco, ferro. Grazie mille. È pasti. Così stasera, ragazzi, vedete pasti, non rompete i coglioni, perché pasti c'è, è vivo, è vegeto. E Dado the Dodo ha votato per bannare The Cave Club Show. Mettiti in fila, bello. Bici. Ciao, Digos. Quindi cosa facciamo? Perché boh, è arrivato Kylo, si è creato una cappa di tristezza in chat. Prima abbiamo riso. Più di quella di prima con Disney? No, ma abbiamo riso, abbiamo scherzato. Dobbiamo ripensare a Mufasa. Ah, ma quindi comunque ok, niente, hanno deciso Nido che ha deciso per The Juice TV. Quindi dobbiamo per contratto e non solo. Non sai ridargli i punti, vero? No, sto cercando. Vabbè, ma basta che non piangere. Aspetta, lo segnalo. Se mi sei un po' di male, non piangere. No, aspetta. Va tutto bene. Provo a segnalarlo un attimo. No, oddio, Polo, prima di chiudere devo sapere che cos'è la regola della maniglia. Non ho idea neanche io, infatti. So perché prima ti fai la mamma, poi la figlia. Che cazzo c'è tra la maniglia? Vabbè, è l'unica rima che mi è venuta in mente. Che cazzo so? Cioè, che cazzo gli devo dire? Kylo, cosa devi pagare per diventare modo se dopo un tanto te le perdi le live? Esatto, cosa viene a moddare? Mamma mia, ragazzi. Vieni a passare lo straccio nello studio quando abbiamo finito? Guarda Bolo. Prima la mamma e poi la figlia, vedi? Ah. No, davvero? Ma che cazzo c'entra? Scusa. Ma forse era meglio della famiglia. Forse aveva più senso. No, quindi no, c'era la regola della famiglia, sì. No, c'era prima la mamma e poi la figlia. No, c'era... A me veniva una cosa bruttissima e facciamo finta che io non l'abbia pensata. La devi dire, ti prego, dilla. Ormai siamo qui. Dai. Mi veniva una cosa un po' più macabra. In stile decade, non lo dico, raga. Vai, esci. Benvenuto. Dai, va bene. Dicela.
Va bene. Ciao nerd nel frattempo. Bella, se smonti una maniglia si divide in due, no? Mm. Ok, cosa ci fai con la maniglia dopo? Te la metti nel culo, è normale. Ah, cioè, bravo Ferro. GG per Ferro. Fai, scusate, se sono la spicciolata. Ma davvero? È l'unica cosa che mi vedi, mi metti. Posso fare una domanda? Alle Leroy Merlin vendono anche le maniglie sfuse, vero? Sì. Perché andare in un sexy shop quando puoi andare alle Leroy Merlin? Guarda, Nerd Power dice: sono qui grazie a Mato Olivetti. Allora, grazie anche a Mato Olivetti. Grazie mille a Mato Olivetti, benvenuti, che ti ha consigliato questo posto. Speriamo che purtroppo tu non faccia parte. Siete arrivati in chiusura, stiamo raidando quasi. Io spero, The Nerd Power, che tu non sia un eschimese, perché qui forse non troverei il posto giusto per te. No. Per il resto, allora, nessun problema. Ma eschimese, c'è un po' di... Eschimesi, no. È vietato l'ingresso ai suricati e agli eschimesi nel nostro programma. Esatto. Ci piace. Ci piace. Dottor Rio dice, la regola della maniglia, prima la mamma e poi la figlia, e la maniglia la mette chi la fa rispettare. Cosa? Sembra un po' di propaganda, un po' così, però va bene, va bene. Andy Ice, Andy Ice, l'ho capito adesso, vabbè, io vado. No, allora, no, perché Andy Ice, freddo, freddo, ghiaccio, eschimese. Io l'ho vista così. Oh, bamba. Scusate. Che giro mentale ti hai fatto. E poi mi drogo io, è quello il problema, hai capito, Kire? Cioè io mi drogo e lui sobrio. È così. Ma sai che volte volte mi chiedo scusa. Anche se mi drogo gli altri anni fa tanza, è una cosa che non capisco. No, ragazzi, sono le mie sinapsi che fanno un giro dalla Madonna e poi tutto insieme mi tragliano e viene fuori la perla. No, Ice è il mio cane nero. Ah, beh, allora no. Beh, se nero può stare, cioè, l'importante è che non sei... Il cane nero e lo chiami Ice, che è la cosa più bianca di questa terra. Beh, ci può stare, ci può stare, è bello, perché giustamente... Il contrasto umano, ma il costante può anche anacronismo essere che ha umano. Gli occhi di ghiaccio. C'ha talmente gli occhi di ghiaccio il cane che l'ha chiamato Ice. Occhi di ghiaccio! Quelli? Comunque, siamo sicuri, ma quante seghe con quel cartone? Madonna, a due mani, Kire. Sega a due mani con quel cartone. Pensa che chiamavano anche dentro che fuggico ogni tanto. Il problema è che chiamavano anche gli amici dei palazzi accanto. Dai, venite! Cioè, partiva questa mega... mega trapanata, vero? Apro una parentesi. Ma poi chiudila. Ho visto, ho visto su Amazon Video che hanno messo un film di City Hunter. Conoscete, sì? City Hunter? Sì, certo. Ho paura di quello, certo, che andrei a dire. Okay. E dentro a sto film ci sono gli occhi di gatto, le tre sorelle. Ah, sì? Grazie, Graziella, e grazie al cazzo. No. Esatto. Comunque, a parte questo... che sei un po' nero, basta, stare. Sì, no, dai, Bolo, sì, ciao. Dai, sono quelle gradazioni che non ci danno molto fastidio. Comunque, a parte questa cosa qui, ma decidete voi cosa vogliamo fare. Vogliamo ancora parlare? Tu, Pasti, so che stasera vuoi parlare molto. Sì, certo, se non sputassi sangue potrei anche parlare. Che immagine meravigliosa. Che bello, è vero? Sembrava... Com'è terribile, posso... Bolo, in che senso? Vuoi un po' di AIDS? Highlights? Facciamo gli highlights della puntata, ma in un altro termine. Comunque, non offendete l'amore mio. Ah, Nidog, perché offendi Nidog? Spiegaci un po', Nidog, perché stai offendendo? Cosa sta succedendo? No, perché abbiamo parlato bene di te nel pre-live. No, sai, Nidog è una brava persona, molto pacata. Sì. È vero, sì. Abbiamo parlato un sacco di te, Nidog. Abbiamo parlato bene di te. Sempre la droga buona. Esatto, cioè, quello che va in tribunale, che è quello che sgama meglio i pezzi, cioè, una persona fatta in un certo modo, fatta in un certo, di un certo spessore, e poi perché devi... Chi la vuole leggere? La no, ma non sono mie, Nidog, ce le ho, ma non sono mie. Chi è sovrapponiato? Ok. Nito, con un offendo amore mio, ok, chi è il film, ok, scemo chi legge, va bene, ciao, via, basta le sue cose in bocca, va bene, vabbè, ma questo è normale, ragazzi. Ha detto che non sono mie. Non ti chiedo di chi sono perché vomito all'istante. Piergi, ti amo. No, c'è già Nidog davanti a te, smettiti in fila. Comunque c'è una, non ne c'è una donna tutti. Nuda che entra in un bar, va al bancone e fa al barista un caffè. Il tipo la guarda, la fissa e questa gli dice: ma perché mi fissi? Mai visto una donna nuda?
Ma no, sinceramente stavo pensando dove cazzo tieni i soldi. Allora, vabbè, Madonna, sì, l'ho fatto il bacio del pagliaccio Zix, ma non recentemente. Lo il problema è che ci ha rovinato tre GoPro pasti per farlo. Ah, no, ve la dovevo raccontare prima e io chiuderei con questa, che faccio fatica a parlare, però ve la racconto veloce. Due soldati tedeschi portano sto tizio in un sottoscala dove c'è sto forno e c'è sto ufficiale che dice buttatelo dentro. Lo buttano dentro, chiudono, fa sparate 200 gradi, sparano a 200 gradi e lui si siede tranquillo e li guarda da dentro. Allora non capiscono, fanno sparalo a 500, sparano il forno a 500 gradi. Questi due ufficiali tedeschi non capiscono perché lui si siede, si toglie la camicia perché è un po' di caldo, però rimane lì. Vai, sparalo al massimo, 1200 gradi, il tizio comincia leggermente a sudare. Ma fa, non è possibile, tiratelo fuori, chiedetegli perché, no? E tirano fuori, fa, allora, cos'hai da dire? Meglio. E il tipo gli fa, ve l'avevo detto che non sono ebreo. Io non ci sono più, ragazzi, ho messo Mario Carlino, che è al mio posto. Direi che siamo pronti per il ride. Con questa io andrei. Io con anche queste anch'io. Belle parole andiamo da. È stato bello, vi abbiamo voluto bene. Allora, dobbiamo riscattare il premio che ci è stato consigliato. Jess TV che sta giocando a Dead by Daylight, ragazzi. Quindi benedetta parodia tra Nagi cotto e mangiato. No, aspetta, che per fare il ride mi sono perso. Ti sei trovato da Dio tu qua, proprio. Grande sorro, mi piace. Mi piace tantissimo. Cotto e mangiato. Cosa mi sono perso? Vedi che i migliori disagiati arrivano. Ma arrivano quest'ora disagiati, cazzo. Allora. No, guarda che è colpa di Discovery Channel. Su Discovery Channel non fanno altro che parlare di squali nazisti. Dopo è normale che uno ti sale il. È normale. Magari ragazzi, che la gente malata è quella che ha cultura. Uno squalo può fiutare una goccia di sangue a 10 km, ok? Quindi figurati, Anna Frank, uno squalo, la trovava così. Ti prego, fai partire il ride. No, ancora 2 minuti, voglio vedere se ci vanno sul giro. Sono curioso, a me sei arrivati fino a sto punto. Dai, fai partire sto ride prima che ci bannino sul serio. Ragazzi, te lo dico io il po'. Porco coccole a tutti. Porco coccole. Porco coccole. Posso dire una barzelletta io? Dai. Due prostitute si incontrano in un bar e dicono: ah, mamma mia, questa sera va 8. Ma che 9? Ah, ma te non lo sai. Ma Gianni mi ha chiesto di fare un figlio. Ma ha detto che mi voleva sparare quella cosa lì. Quella cosa. Cioè, ce l'ho sulla punta della lingua. Una prostituta. Ciao ragazzi, buonanotte. Io non è che non l'ho capita, non l'ho sentita. Mi sono persa io a un certo punto, ho avuto un attimo. Niente, ragazzi, ma di cuore. E vogliamo bene lo stesso. Era una battuta però che faceva allusioni alla sborra. Ciao ragazzi, buonanotte, buonanotte. Purtroppo Nia ha fatto effetto l'antidolorifico. Hai ragione. Sputare sangue. Ok, partito ride, spero che parta. Ti prego, vai. È partito, vai.